Grosso apporto che abbiamo avuto quest'anno dagli sponsor, che l'anno scorso non abbiamo avuto, ci hanno permesso di poter ingaggiare un coach americano, un ex giocatore NFL, ha ottenuto grandi risultati, è stato anche dirigente per federazioni in Brasile, in India, insomma ha girato mezzo mondo e ha accettato la sfida di Napoli perché vede nella nostra città, nella nostra squadra un grosso potenziale. Allora, trasformare queste aspirazioni in un risultato il primo anno sicuramente non sarà facile. Noi cerchiamo di fare meglio di quello che è stato l'anno scorso, poi il nostro è un progetto triennale, quindi insomma per lavorarci ci sarà tempo e vi daremo massima soddisfazione possibile. E soprattutto stiamo facendo molte attività di promozione dello sport e del football americano attraverso le scuole e anche dei progetti per i ragazzi diversamente abili. Quindi diciamo, era giusto presentare il programma al comune perché diciamo, non riguarda solamente la stagione sportiva ma anche tutte le attività che facciamo anche diciamo, nel nostro territorio. I Briganti Napoli, la squadra ufficiale di football americano della città, riconosciuta anche dal patrocinio ottenuto dal comune, ha presentato oggi la nuova stagione del campionato IFL, prima divisione della FIDAF, la massima serie italiana. E lo farà ancora una volta come unica squadra del Sud. Fra le novità presentate, il coach Tony Simmons, che dopo un importante passato nella NFL ha girato il mondo ad insegnare il football, e Zach Hoffman, quarterback di Pittsburgh. Il main objective right now is to play our best that we can, and the second objective will be to win more games than we won last year. The team we have actually improved a lot. We actually bring in new guys that we're actually training through our Briganti School of American Football, and they're getting better. So every day we're getting better and better. One thing I do love the improvement of is that we're getting more players out instead of just having players sit there and not want to play football, but now they're curious about it, and I love that more the best. One of my biggest inspirations is that, especially coaching in Europe, is I always wanted to have a true world championship in American football, meaning that the Europeans will actually be at a level that they can actually give the Americans a run for their money. I've been playing in Europe the past three, four years now. One of the reasons I chose the Briganti, Coach Simmons played a big role in that. I contacted him via Europlayer's website, and I've been just had some dialogue, and he fortunately enough, I'm thankful that he chose me to come over here and be the quarterback for this season, along with Matteo and the rest of the organization. As far as coming to Italy, I've always wanted to come here. I visited here last year when I played in Germany. I was in Torino and Rome, and I just loved it. And I've never been to Naples, so I just figured it'd be a great opportunity to come here and you know enjoy the experience and help the team out, help grow the game, and hopefully win some games. And my family back home is a lot of my mother's side of the family is Italian, so I have a lot of roots here. And you know, I'm just fortunate enough to be able to come here and spend the next 6 months and be with the team and you know help out in any way I can. Questo sarà dunque un nuovo avvio per una squadra che da quest'anno si pone obiettivi nuovi ed ambiziosi. La prima partita di campionato si giocherà contro i Marines Lazio domenica prossima, 8 marzo, sul campo di Grumo Nevano. Questa è una realtà che sta crescendo sempre di più e tra l'altro difendono i nostri colori della città di Napoli ed è una bella esperienza che si consuma in questa città e bisogna dare degli strumenti a questi giovani che fanno uno sport così particolare, anche bello e anche avvincente. Abbiamo diversi spazi in città che potrebbero essere recuperati a questo tipo di attività sportiva. Dobbiamo lavorarci e da questo momento credo che possa partire una sinergia con questi ragazzi, con questa società sportiva che fa uno sport, ripeto, bello e che magari dobbiamo sviluppare di più partendo anche dalle scuole, magari dalle scuole medie ed elementari.